Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla 25ª puntata di stagione di Sport Up. Come sempre vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Buonasera a Valentina Violini. Buonasera a tutti, volevo salutare invece il nostro Matteo Zampini e ricordarvi il nostro numero WhatsApp 333-6094-299. È già arrivato un messaggio per Sport Up ed era il nostro Pironi che era rimasto fuori. Ragazzi, apritemi che sono rimasto fuori, quindi continuate voi invece con, durante la puntata, con messaggi più pertinenti, grazie. No, vabbè, però sapete che il servizio funziona. Il servizio è attivo, funziona, adesso lo sapete. Zampini ha filtrato anche il tuo messaggio, quindi a posto. Ah, bene, a posto. È importantissimo. Va bene, l'avete già visto, vado a presentare l'opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Buonasera a tutti. E lui lo ritroviamo sempre con piacere, con la sua saggezza tattica, l'allenatore Massimo Zanini. Buonasera a tutti. Ringraziamo come sempre la società e l'ufficio stampa del Rimini Calcio, questa sera ospite da noi l'attaccante Sasa Cicarevic. Buonasera a tutti. E poi, per ultimo, il nostro opinionista vulcanico Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Sabato eri con me a vedere la Serie C, ti sei divertito sabato? Metà a metà, dai. Metà e metà. Io devo capire qual è una partita che ti piace. Onestamente pensavo di vedere un'altra partita, però dai. Però allora, il livello è quello. Allora facciamo così: voto alla partita? Un 6 e mezza. 6 e mezza, non di più. Okay. Promosso, però. Promosso. Allora, Valentina, con te, con il nostro Stefano Pappini, andiamo a vedere i risultati e classifiche. Stasera tantissima canna a fuoco, costi della Serie C, bilanci, tutto nella seconda parte di Sport Up. Prima ovviamente ci concentriamo sulla vittoria dei ragazzi di ieri. Prego. Lentigione, Aquila, Montevarchi 2-0, Sasso Marconi, Castelvetro 1-0, San Maurese, Correggese 0-0, Villa Biagio, Fiorentuola 4-2, Tutto Cuoio, Mezzolara 0-1, Forlì, Pianese 2-3, San Giovannese, Rimini 0-1, Imolese, Romagna Centro 2-2, Colligiana, Sporting Trestina 2-0, Vigor Carpaneto, San Sepolcro 2-1. Andiamo a vedere la classifica, sempre con l'ausilio del nostro papen Stefano Pappini, eccola qui la classifica. Prende il volo e speriamo che continui così il nostro Rimini a 58 punti. Villa Biagio 49, Imolese 47, Fiorenzuola 46, Forlì 43, Lentigione 41, San Giovannese 40, Romagna 137, San Maurese, Aquila, Montevarchi 36, Pianese 35, Vigor Carpaneto 33, Sasso Marconi 30, Sporting Trestina 27, Tutto Cuoio Mezzolara 26, Castelvetro 25, Colligiana Correggese 24, San Sepolcro 22. È stato Emanuele che entrando ha lasciato la porta aperta, ti sei ammalato. Ottimo così. Allora, voi non li avete ancora visti, ma ve li inquadriamo adesso, i nostri due amici di questa sera, i nostri due mascotte, Leo e Sharon, che salutiamo. Ecco, i nostri bambini che sono venuti a trovarci già altre volte, tra l'anno scorso e quest'anno. Fai vedere quel pallone della Serie A, lo so che ti piace tanto. Speriamo che ci possa arrivare Rimini in Serie A con quel pallone a giocare, Sassa? Speriamo, Tra qualche anno magari. È già qualcosa, è già qualcosa. Bene, allora ti lascio rifiatare un attimo, perché adesso andiamo a vedere subito tutti i gol della giornata e poi ci concentriamo con il primo dibattito in studio. I gol. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Bene,
25esima giornata in Serie D, girone D, ben 25 le marcature arrivate, appunto 5 vittorie interne, 3 successi esterni e 2 pareggi, uno solo a reti bianche, quello tra San Maurice e Coregese. All'Entigione si mette in mostra l'ex arcangelo Le Forni Radoi, che apre le marcature nel successo all'ingresso dei padroni di casa con l'Aquila Montevarchi. Il raddoppio arriva a cura di Roma. Basta una rete invece al Sasso Marconi per liberarsi dell'ostacolo Castelvetro, la sigla Baccaccini a 5 dalla fine. Col medesimo risultato muove la classifica non poco il Mezzolara, che risorge dalle sabbie mobili, ma nel contempo vigente tutto cuoio. Match winner Bagnai al 21esimo del primo tempo. In coda muove la propria classifica la Curigiana, che con 2 gol nella ripresa affonda lo Sporting Trestina, in vetrina Cristiano e Fallaroni. Altro successo che spedisce San Sepolcro in fondo alla classifica è quello dei Bigol Carpaneto, che batte per 2-1 i toscani. Bennascano apre le danze al 25esimo con un gran tiro, la doppia locale con Rantier sotto misura di testa. Bianconeri che rientrano in partita con la marcatura di Alaggia al minuto 62. Perde malamente i Folli in casa, Ferri al 17esimo sblocca il match in favore degli ospiti, pareggio del Folli alla mezz'ora con Ferri Marini. Simeoni prima del duplice fischio finale compie il sorpasso ospite. Felici invece riporta i Galletti al 70esimo sul risultato di parità. Ma nel finale, a tre dalla fine, ci pensa nuovamente Ferri per il 3-2. Finale. Pareggiano per 2-2 i Molise e Romagna Centro. Gol iniziale rossoblu ad opera di Crema. Romagna Centro che ristabilisce la parità con Gabrielli. Nella ripresa, nuovo vantaggio locale con Valentini e nuovo pareggio ospite con Zamagni al 64esimo. Nel finale la Limolese spreca un calcio di rigore. I Villabiaggio compie la vittoria di giornata, lo sobo di casa passano con Rinaldi ma vengono raggiunti 5 minuti più tardi da Bruzzone. Il Fiorenzuola al 29esimo passa addirittura in vantaggio grazie al rigore di Bosio. Nella ripresa gli Umbri si trasformano, pareggiano con Francioni, poi il vantaggio lo firma sempre e solo lui, direttamente da calcio piazzato, Luigi Brunori. Al fotofinish c'è spazio anche per il poker ad opera di Rinaldi per la sua speciale doppietta personale. In vetrina mettiamo la gran rete di Cristiano della Colligiana, bolide sotto l'incrocio dei pali. Dietro la lavagna invece mettiamo Capitan Ferretti dell'Immolese. Con il Romagna Centro è da considerarsi sicuramente un mezzo passo falso. La partita poteva essere salvata dal suo rigore, il capitano lo spreca così. Ebbene, grossa occasione sprecata dall'Immolese. Valentina, lascio la parola. Massimo, una valutazione sulla giornata di ieri. Ma una conferma del Rimini che in questo momento è un momento buono, è un momento... dove lui riesce a esprimere, non come abbiamo detto sempre, un buon calcio, però comunque sia arrivano i punti e come ho già detto altre volte in federazione conta veramente poco quanto e come arrivano. Chiaramente è un passo falso, sì, forse anche dell'Imolese, io pensavo che potesse avere qualche chance in più. La Samaurese è rinata un attimino, tutto sommato quello che un attimino sta facendo qualcosa in più chiaramente in questo momento è effettivamente Rimini. Villabiaggio, che adesso vedremo domenica, insomma, che cosa. Secondo me ci sono due belle partite la prossima domenica, per esempio Mezzolare, che abbiamo visto adesso che è in momento sano, un momento magico, e poi c'è il Villabiaggio che è a Rimini, quindi infatti. Una bella domenica. E Renzo, il Villabiaggio dov'è finito? Il Villabiaggio è una squadra che io l'ho vista alcuni tempo fa, proprio in casa con l'Aquila Montevarchi, fu una gara 0-0, due squadre che veramente, secondo me, più il Montevarchi, perché era una delle favorite insieme all'Entigione, insieme all'Imola, insieme allo stesso Forlì, diciamo che il Montevarchi ha fallito questo campionato. Chiaro che le sorprese venivano da questo Villabiaggio di Rimini, perché Rimini in partenza veramente non era una delle favorite di questo campionato, perché come ho detto prima, gli addetti ai lavori erano Stimolese, Topolì, Aquila Montevarchi, la stessa San Giovanese, lo stesso Lentigione, tutte società che hanno fallito i loro obiettivi, mentre Villabiaggio è una sorpresa di questo campionato, però penso che Rimini alla fine ha fatto un campionato onesto, tranquillo e poi veramente ha dei grandissimi giocatori, diciamo, quando ho già detto altre volte Rimini ha il coraggio e si permette di tenere in panchina Ambrosini e Traini, e voglio dire che onestamente Rimini quest'anno il campionato l'ha vinto, secondo me tocchiamoci, però secondo me l'ha vinto, penso che questo campionato solo il Rimini lo può perdere e domenica potrebbe essere la svolta, se in caso di vittoria del Rimini diciamo che il Rimini l'80% è in C. Inizio ad arrivare i primi messaggi da casa, prego Valentina. Buonasera, ieri vittoria da squadra forte, domenica chi può deve venire al Neri perché la squadra lo merita, meno giga e più stadio. Daniele giornalista numero 1, forza Rimini, Marco dei distinti. E poi voglio dire una cosa, poi a parte il Rimini che è una grossa squadra, e poi vediamo anche di dietro, diciamo, le squadre litigano tra di loro, la sconfitta del Forlì, il pareggio di Imola, onestamente vuol dire che dietro non c'è una gran sostanza per poter
arrivare questo Rimini, ecco. Sì, in merito al messaggio di Marco, tra poco arriveremo appunto a presentare il Villa Biagio e cercheremo appunto di ricordare anche l'appello che tu inviti, giustamente adesso c'è un grandissimo entusiasmo e bisogna portarlo fino alla fine e ci auguriamo anche per i prossimi anni, non solo quando le cose vanno bene ma anche quando c'è qualche periodo di difficoltà, quindi invitiamo tutti a venire allo Stadio Neri per Rimini Villa Biagio. Fatto bene Marco a ricordarlo. Andiamo avanti con la scaletta. Entriamo nel cuore della puntata andando a vedere la sintesi tra San Giovannese contro Rimini. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Settebello, i Rimini compie l'ennesima impresa stagione, segui Settebello sul difficile campo della San Giovannese, uscendo per la settima volta imbattuto nei sette precedenti storici. Il solo Ambrosini out per Righetti, assenza che non si sente perché i Rimini riscatta la sconfitta di misura dell'andata, legittimando in ugual maniera la propria vittoria in esterna. Chernezzo in fase di avvio scodella per la testa di Di Santo, ma Scotti ci mette la cosiddetta pezza. San Giovannese nuovamente avanti con questo tiro dalla distanza di Scoscini che si perde sul fondo. L'inizio prosegue con i colori appartenenti ai padroni di casa. Jukic, attore del gol dei tre punti all'andata, appoggia per Concò che spara a botta sicura con Scotti che respinge ottimamente di piede. Guiebre sulla fascia appare in giornata, traversone dalla destra per l'incornata di Bonaventura, ma Scarpelli blocca senza affanni. L'inizio è pimpante, le squadre si sfidano a viso aperto, traversone per la girata di Petti che mette alto. Il Rimini pareggia il conto delle occasioni con questo lancio a cercare Bonaventura. Bello lo stop, meno la conclusione che si perde sull'esterno della rete. Dalla parte opposta, questa volta Di Santo cicca l'appuntamento con i gol, sciupando una favorevole occasione. Invece, in chiusura di tempo, il Rimini va vicinissimo al bersaglio. Cross per la testa di Allotti che alza la mira di pochissimo. Dopo 21 minuti di gioco, nella ripresa il primo squillo arriva dalla San Giovannese. Traversone a cercare lunghi, Mascotti ancora una volta superlativo. Al minuto 26 della ripresa, la rivincita dal corner come l'andata e questa volta Bonaventura a trovare lo stacco vincente di testa per il gol partita, festeggiando con 24 ore di anticipo il proprio compleanno in programma nella giornata di lunedì. E che compleanno aggiungiamo noi? Rimini che continua a trionfare, medicina che non guasta la festa neppure ai tifosi della San Giovannese che continuano a sventolare le proprie bandiere. Tu Leonardo sei nato il giorno prima di Alex Bonaventura, quindi stasera ti faccio gli auguri in diretta perché ieri era il suo compleanno della nostra mascotte di questa sera. Bravo, ecco. Leo, tanti tanti auguri anche se in ritardo. Arriviamo su di te Emanuele, ieri una partita importante, l'hai scritto anche su Facebook, che ho curiosato un po' ieri sera, è sì. Vero quello che dici, perché se domenica, come diceva Renzo, si dovesse vincere toccando ferro il big match sarebbe davvero un bel colpo. Beh, adesso sono rimaste 12 partite, è chiaro che io sono d'accordo con chi dice lo posso perdere solo il Rimini, ormai siamo davanti, eccetera, eccetera. Tutto vero da un punto di vista oggettivo, però è anche vero che non stiamo facendo partite. La squadra dell'anno scorso, diciamo, a un certo punto le vinceva tutte 4-0, le metteva in ghiaccio in 40 minuti, allora la scaramanzia la mettevi un attimino da nel parte. Cassetto e certo. Dicevi ok, lo stiamo vincendo. Quest'anno ce la stiamo giocando perché siamo bravi. Cioè, sì. non siamo eccezionali rispetto agli altri, però probabilmente lavoriamo meglio, siamo più concentrati. Abbiamo delle qualità che non sono le qualità tecnico-tattiche che ti portano a essere sull'universo senza fare nulla. È una squadra che deve stare sul pezzo e deve lavorare. E allora tutti quanti dobbiamo stare sul pezzo, tutti quanti dobbiamo stare lì e capire che abbiamo voglia di mollare il Villa Biagio, tornare a giocare con squadre diverse, tutti siamo carichi a molla per raggiungere questo esatto. Obiettivo. Però l'obiettivo non è ancora raggiunto. Ancora domenica no. Comunque è un big match perché è la prima contro la seconda. E noi dobbiamo fare la nostra parte, noi come pubblico cercare di essere presenti, loro come squadra cercare di essere sul pezzo come ieri, perché ieri è stata una bellissima partita. Molto bella. Molto bella, giocata bene. Loro sono un campo difficilissimo, esatto. Lo ricordiamo. Tra l'altro, precedenti storici, è qui Cristiano Cerbara che ci guarda sempre, il nostro collega mi deve dare ragione, come ho messo nel servizio. Cristiano, sette precedenti a San Giovanni Valdarno e Rimini non è uscito mai sconfitto, eh? Quindi ieri era la settima sfida tra le due squadre, tutta la loro storia, e Rimini per la settima volta è uscito da quel terreno di gioco senza sconfitte. Quindi
Complimenti. A maggior ragione, complimenti, vuol dire che è un campo glorioso, lì c'è passato Sarri ad allenare lì. Sì. Quindi masticano molto di calcio, hanno avuto parecchia storia, hanno un loro blasone nella zona. Quindi sì, rispetto per tutti, noi dobbiamo venire via da questa categoria come si deve. Sono rispettando d'accordo tutti e giocandocele fino alla fine. Sì, mi trovi d'accordo anche con il discorso che hai fatto, inserendo anche, rispondendo agli amici di Facebook, che comunque l'anno scorso, è vero, è successo, l'Imolese ha perso il campionato con 9 punti di vantaggio sul Ravenna, quindi bisogna stare ancora calmi perché non, certo, c'è non è, la matematica. Ancora non hai portato a casa nulla, ancora bisogna stare tranquilli. Sono d'accordo, guarda anche Sasso, vedi? Sasso annuendo. Io sono tranquillo perché parlavo anche prima con lui, quindi lo so che loro ci sono, è per quello che io sono tranquillo, non perché mi sento forte così empiricamente. Ci sono, perché i risultati ho capito, si vedono. Perché conosco loro, perché conoscendo loro, parlando con loro, mi sento tranquillo. È vero, però i risultati ancora sono da portare a casa, non è finito il campionato, ancora ce n'è da fare. Giusto. Sasso, quanto è difficile questo campionato e da qui alla fine quanto sarà difficile portarlo a termine? È un campionato molto equilibrato, un campionato dove ogni giornata ci sono almeno 2 sorprese, quindi ovunque vai, qualsiasi squadra affronti, non è mai facile vincere. Magari a San Giovanni non tante squadre sono riuscite a portare 3 punti a casa. Noi ci siamo riusciti, secondo me ieri abbiamo fatto una partita di squadra, è stata una partita sporca, difficile, ma comunque secondo me noi quello che abbiamo, che secondo me, mi permetto di dirlo, non ha nessun'altra squadra, è lo spirito di gruppo, lo spirito di sacrificio, e quando siamo in campo noi comunque a sacrificarci uno per l'altro nel 90% dei casi la portiamo a casa. Avete fatto un po' fatica a inizio campionato perché non siete, lo ricordiamo anche al pubblico che ci sta seguendo, non siete stati subito protagonisti, diciamo, situandovi al primo posto in classifica, ci siete arrivati dopo. Possiamo dire che la partita con il Lentigione è quello che vi ha sbloccato mentalmente, oppure fammi tu, a tuo modo di vedere, un esempio di una partita che vi ha sbloccato mentalmente totalmente? Secondo me è quella di Lentigione, però se tu sei direttamente il maggior protagonista me lo puoi dire. Ma io una partita così non ce l'ho in particolar modo. Sì, perché noi dalla prima giornata avevamo un obiettivo preciso. Io durante la stagione l'avevo già detto in varie interviste così. Poi una partita in particolare non ce l'ho, perché noi comunque siamo un gruppo che ha sempre lavorato verso un obiettivo, stando tutti uniti sempre, anche magari vedendo ora... Ieri magari in tribuna è andato Vesi, un giocatore che ha 100 partite tra la C e D, se non di più, e comunque non ha detto nulla o non ha storto il naso, come magari lui, ci sono anche gli altri ragazzi. E noi che andiamo in campo abbiamo l'obbligo anche verso di loro di dare il massimo. E quindi io ti dico, non c'è magari una partita. Noi all'inizio, anche l'anno scorso in Eccellenza, non eravamo primi all'inizio. Sì, è vero. Conta arrivare a maggio primi. Un percorso positivo che si spera, sì, di continuare così. Sì, noi sì, ogni partita è difficile, ma ogni partita abbiamo l'obbligo di portare a casa il massimo dei risultati. Sasso, abbiamo visto noi qui a Rimini il vero Čikarević fino a questo momento, o tu dentro di te senti che puoi dare di più a questa piazza, e magari anche per qualche infortunio sia in passato che qualche noia muscolare anche questa stagione non sei ancora riuscito ad esprimerti al 100%? Ma ultime 2-3 partite sono un po' sottotono, non so perché, magari ci sta anche un po' il calo, ma in passato ho fatto delle prestazioni buone, secondo me positive, a tratti ho fatto vedere quello di cui sono capace. Poi certamente a 23 anni ho tanto ancora da imparare e tanto da migliorare. Mister, cosa vogliamo dire in più su Sasso, conoscendo anche le qualità tecniche che ha questo ragazzo? Ma già ha detto 2 cose importanti, che ha ancora qualcosa da crescere, per cui quando in una persona, in un giocatore in particolar modo con la quest'età, insomma, che è già pronto comunque per migliorarsi, e già vuol dire molto.
giustamente lui dice la mentalità vincente è quella del gruppo, è chiaro che il gruppo in questo momento, ma l'abbiamo già detto all'inizio, che era un gruppo forte, e come dice anche sempre lui e anche il Vironi, sono d'accordo, l'esame che ha fatto è importantissimo, i cavalli buoni si vedono all'arrivo, non tanto alla partenza. Stai diventando un Baldisselli tu, ti sta condizionando. Renzo, volevo chiedere a te invece se ieri ti sei divertito. Ma io, ieri... Vedendo la partita, certo. Rimini, onestamente, oggi come oggi, è la squadra del momento. Io vorrei ritornare indietro. Io ho sempre detto che il campionato, questo girone di Serie D, dove Rimini non è veramente forte come ci si pensava, onestamente. Io del Rimini non ho avuto mai paura dall'inizio. Io avevo paura, diciamo, del reparto difensivo e del centrocampo. L'attacco, Ambrosini, Bonaventura, Arlotti, lo stesso Ceccarici. Traini è arrivato dopo, io parlo dall'inizio, onestamente. Ok. E Rimini non aveva paura. Io avevo paura della difesa e del centrocampo. Sì. Però vedendo questo campionato, ripeto, secondo me un po' scarso, qui bisogna dare atto alla società. Perché dico atto alla società? Perché ha visto che questo campionato, anche se è scarso, il Rimini lo poteva vincere. Infatti è andata ai rinforzi prendendo tre giocatori importanti, Romagnoli, Traini e Cappellupo. E con questi veramente fanno la differenza. Questo bisogna dare atto alla società, anche se probabilmente prima avevano sbagliato. Oggi come oggi ha capito, anche se il campionato è scarso, ha capito che il Rimini poteva vincere questo campionato. Onestamente, ha fatto tre acquisti azzeccati e il campionato è ripreso ancora, solo il Rimini lo può perdere. Su questo tuo concetto è arrivato subito un messaggio da casa. Morte. Vogliamo Renzo presidente onorario, Zizou e Loris. Porca miseria, tu stai gasando questi ragazzi. Mannaggia. Stai creando un false club Renzo Baldisselli. Uno che io non voglio dire questo, però onestamente chi segue il calcio, chi capisce di calcio, questo è evidente a tutti. Oggi Rimini, onestamente, è reparto offensivo. Io dai mesi di agosto non ho avuto mai paura. Io tremavo reparto difensivo e centrocampo. E abbiamo un scoperto. E il gioco, non so. Adesso con questi nuovi arrivi, bisogna dare altra città che veramente hanno fatto il salto di qualità. Ma non riesci a dirmi grazie semplicemente ai tuoi due fans? Ma io i fans non li conosco, li ringrazio. No, ma si sono firmati di due Loris. Saluta, di due Loris. Saluta, mi piacerebbe incontrarli. Allora, mi hanno promesso, glielo dico io, glielo lancio questa idea, fatemi un fans club biancorosso, onestamente biancorosso. Vi lancio qui, va bene? No, io sono contento, però onestamente è chiaro che oggi come oggi, con l'arrivo degli ultimi tre, ti vi dà anche un qualcosa di miglioramento. L'hai detto. Andiamo avanti. Onestamente vorrei andare avanti con le valutazioni dei protagonisti in campo attraverso la nostra pagella a cura di Riccardo Giannini. Scotti 7,5, il Buffon del girone D, nel primo tempo a stoppa di Santo e Coadio, nella ripresa si ripete ancora con una prodezza su Di Santo, impeccabile in uscita. Romagnoli 5,5, la prima grande occasione della San Giovannese nasce da una palla persa dal giovane difensore dopo un tentativo di dribbling in impostazione. Soffre gli inserimenti degli avversari, complice anche la non perfetta copertura di Viti, giallo inevitabile quando abbatte lo scatenato Cherneso. Brighi 6,5, il Rimini sull'out di destra soffre, Andrea mantiene la calma nei momenti più complicati. Petti 7, partita di alto livello, sicuro in impostazione, decisivo in più di una chiusura, deciso e cattivo quando serve in fase di anticipo. Viti 5,5, parte sempre a sprombattuto, poi una gara tra momenti di sofferenza e affondi offensivi, il problema è che va sempre sul sinistro per crossare e cross finiscono puntualmente tra i guantoni del portiere Scarpelli. Simoncelli 6,5, quando entra a partita in corso è devastante, forza fisica e voglia di mordere l'erba. Montanari 6, alza bandiera bianca inizio ripresa per infortunio, partita di sacrificio contro il grintoso centrocampo avversario. Variola 6,5, ancora una volta un buon impatto a partita in corso, guadagna alcune punizioni preziose a metà campo. Cappellupo 6,5, pennella un pallone al bacio sulla testa di Buonaventura in occasione del gol. Nel primo tempo cerca di dare ordine alla manovra e fa girare il pallone, ma Guiebre ben controllato e Cicarvic fatica a trovare gli spunti giusti. Guiebre 5,5, nel primo tempo un'accelerazione delle sue e un bel cross per Buonaventura, ma soffre nel duello fisico con Coadio.
Cicarevic 5,5, pennellata morbida a imbeccare Arlotti vicino al gol di testa, strappa applausi con una giocata delle sue, ma poi ignora Montanari a rimorchio e si intestardisce in un dribbling di troppo. Quando la palla è nei suoi piedi viene comunque addomesticata, come di consueto con classe, ma rimane spesso fuori dai ritmi intensi della partita. Valeriani 6, il suo ingresso dà compattezza alla squadra, prezioso. Arlotti 6,5, nella prima frazione si coordina bene di testa ma non inquadra il bersaglio, svaria su tutto il fronte offensivo, si fa valere nei ripieghi difensivi. Tompt senza voto, qualche minuto per dare il cambio ad Arlotti, reduce da una partita molto dispendiosa dal punto di vista fisico. Buonaventura 7,5, nel primo tempo va vicino al gol, trasformando il lancio dal barchio all'angolo di Petti in un assist vero e proprio, grazie a un controllo al volo da Serie A. Nella ripresa decide la partita con un colpo di testa potente e imparabile, una lettura perfetta delle situazioni di gioco e un efficace lavoro di sponda. L'allenatore Righetti 6,5 va dal concreto, la squadra soffre, lui toglie un trequartista e mette un mediano, risultato il Rimini segna e non rischia più. Abbiamo scoperto che anche lo salutiamo. È arrivato un messaggio. Prego. Il 4 marzo vota Renzo. che è una assonanza, non facciamo politica, quindi votate Renzo. Va bene, lo ringrazio. Adesso, poi purtroppo non sono Renzi. Adesso sei casato. Non è candidato. Adesso l'abbiamo casato. Non me lo casate da casa, per favore. Ma mi dire una cosa. No, io... stranamente, prego Renzo. Lunedì. Quando ho fatto la domanda all'amico Scott, diceva che lui veramente non faceva il dodicesimo e ieri l'ha dimostrato, ha pienamente ragione. Giusto. Ma la fai questa domanda? Ti passo la parola a Sassa? A Sassa? Io voglio fare una domanda importante. Io ti ho visto giocare e c'hai i piedini che veramente pochi giocatori hanno nella Rimini Calcio. E quando avevi la giornata buona, diciamo, si vedeva anche un buon calcio. Il centrocampo Rimini ha sempre sofferto. Però voglio dire una cosa, non ti invito adesso in questo momento magico. Questi due cambi mi hanno lasciato un po' perplessi. Non era il Ceccarici che veramente io desideravo e quello che vedevo. Cosa ti è successo? Niente, ma nulla in particolare. Cioè, il girone d'andata ho fatto secondo me un buon girone d'andata, dopo magari sono stato anche infortunato nella sosta natalizia che non avevo fatto neanche la preparazione, magari sarà anche quello, ma non so se è magari quello, ma magari un calo mio che durante un campionato ci può stare anche, non, sì, non è vero. Dopo faccio un ruolo anche particolare che se magari non faccio una giocata o un gol o un assist sembra che ho giocato male, ma magari non è così, dopo di fuori può sembrare così, però comunque sono d'accordo con te, le ultime 2-3 dovevo far di più, ne sono consapevole anch'io. Ultima mia domanda. Montanari, Ciccarici è l'ultimo acquisto, è un tridente che avrebbe dovuto fare la differenza. Ti trovi bene con questi due? Sì, io mi trovo molto bene con loro due, ma come anche con gli altri ragazzi che ci sono a squadra. Ormai con Capelupo all'inizio ancora non c'è una grande. Sì, ma perché è arrivato non c'è la conoscenza. Sì, è arrivato da poco. Però ormai piano piano si è inserito bene, con Montanari ormai mi dà anche a occhi chiusi, è molto bravo, ma anche gli altri ragazzi, se gioca Righini o Valeriani o gli Under, Variola e Pasquini, dopo un po' che ci giochi ti inizi a conoscere e dopo ci veniamo incontro. E probabilmente Rimini con l'ultimo arrivo probabilmente non giocherà più con tre attaccanti, vuol dire Ambrosini o Traini, giocheranno con Arlotto, Buonaventura, probabilmente lavora con un centrocampo in più e si vedono anche i risultati. E si vedono. Beh, dai Renzo che dopo questa bacchettata il nostro Sascha volerà. No, prego. Io l'ho sempre temuto un grandissimo giocatore. Grazie. Ora vai. Andiamo a vedere le interviste riservate ai due tecnici. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Peccato per i ragazzi, hanno fatto una gran prova contro una grande squadra, perché i campionati si vincono anche così, buttando via la palla, perdere tempo,
noi purtroppo non siamo capaci di portare a casa lo 0-0, in casa non abbiamo mai pareggiato, quindi sapete che siamo una squadra, comincio a perdere, oggi è andata così. Mi dispiace per i ragazzi perché veramente hanno fatto una prova buona, dopo anche una prestazione degna a Monteparchi, però ti rimane l'amarezza di non aver portato a casa nulla, però sono orgoglioso dei miei ragazzi. Ho detto ai ragazzi che loro davanti hanno tanta qualità, se ti metti lì a pigliare cazzotti prima o dopo ti buttano per terra, infatti la partita poi era risolta un attaccante vero di queste categorie, quindi l'avevamo preparata così. Dispiace, ho detto dispiace molto perché non meritavamo di perdere. Noi abbiamo dei tifosi eccezionali, non solo in casa, perché se vi ricordate anche a Rimini vendero, erano una cinquantina, e i tifosi nostri sono encomiabili. Io ribadisco, a me è dispiaciuto per il fatto di domenica, è dispiaciuto tantissimo, però abbiamo una gradinata veramente, ma non nelle vittorie, perché nelle vittorie è facile che tutti danno le pacche sulle spalle, sei bravo, ma il nostro pubblico è bravo anche soprattutto nelle sconfitte, parlo soprattutto della gradinata, perché la gradinata veramente merita, non lo voglio, dico sempre se si merita una categoria diversa da questa, che come cantavano i tifosi del Rimini, che neanche loro ci vogliono stare più, però penso che anche la San Giovannese possa ambire ad altre categorie. Sì, è stata una partita molto equilibrata, dove la San Giovannese ha avuto 2-3 occasioni. Dopo i primi 5 minuti che eravamo partiti meglio noi, sono stati 10 minuti dove la San Giovannese ha avuto 3 occasioni importanti per far gol. Un po' la bravura del portiere, un po' qualche errore sotto misura. Ecco qui, entriamo in studio. Allora, Emanuele, volevo sapere, vedendo anche l'intervista, ci agganciamo qui appunto all'intervista di Righetti, alla fine possiamo dire, adesso senza nulla togliere al buon Simone Muzzoli, ma la società ha avuto ragione a puntare su un allenatore in casa? Ha avuto ragione, ci sono i fatti, no, che quagliano, nel senso che ci sono i punti, c'è la classifica, c'è il rendimento, c'è tutto. C'è tutto quello che prima veniva accennato ma non si sviluppava totalmente, perché non è che il Rimini di Muzzoli fosse inguardabile, fosse penultimo in classifica e non avesse nessun tipo di prospettiva, era una squadra in embrione che non riusciva a decollare. Ora è chiaro che non conoscendo quelle potenzialità che potevano uscire con un cambio, nel momento in cui c'è stato questo cambio la paura c'era, poteva essere una scelta giusta come poteva essere una scelta sbagliata. Io credo che a furor di popolo dobbiamo dire che la scelta era giusta e dobbiamo dire bravi a coloro che hanno operato questa scelta. Cioè, bisogna anche sapere, secondo me, riconoscere, no, i meriti di chi opera, di chi fa determinate scelte. Perché ogni volta che tu fai una scelta tombale, una scelta capitale, proprio perché è tombale, potrebbe andare tutto bene, potrebbe andare bene, ma potrebbe anche andare tutto male o andare semplicemente male. Noi siamo una piazza, l'ha detto anche adesso l'allenatore Jacobelli, sì. Non facciamo mistero che abbiamo una gran voglia di andarsene da questa categoria, quindi avere una squadra che prometteva una certa situazione e magari le cose non andavano come dovevano perché avevi fatto il cambio, a quest'ora non eravamo qui col sorriso sulle labbra a dire complimenti o fare cose del genere. Scusate se intervengo, io sono d'accordo con lui in parte, però dobbiamo essere anche onesti che a Rimini sono arrivati anche 3 rinforzi, il Romagnoli, il Cicca, e come chiama? Il Traini e Cappellupo. Nulla toglie a Righetti, che Righetti, ripeto, le statistiche le so, sono in partita, ha fatto 7 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, 13 gol fatti e 3 subite, ha fatto addirittura 23 punti, no, 20, sì. 7-3, ha fatto 23 punti, non è poco, bisogna darle atto, però onestamente è difficile a paragonare, perché adesso a Righetti sono arrivate anche 3 giocatori importanti. Però aveva riconquistato ha visto nei 3 acquisti, ha visto bene anche nei Righetti. Guarda, i 3 acquisti, se devo essere obiettivo come te, e Sasha qui deve chiudere le orecchie, l'unico acquisto azzeccato che ti può far cambiare la marcia alla squadra è Cappellupo, gli altri due non mi lascio. Ma Romagnoli non mi dispiace, un difensore che forse. No, dirò 10 presenze negli ultimi 3 anni, secondo me non è che sia stato un grande acquisto, però è quello che penso io. Negli ultimi tempi, da quando Righetti ha preso la squadra, io ho visto Petti, che è un giocatore, bravo, che era arrivato per fare la riserva, cioè neanche, perché è arrivato perché Vesi si è fatto male, esatto, se no non arrivava nemmeno.
Petty è stato guardato per tutto il girone d'andata, non con sospetto ma quasi, perché bravissimo, sembrava sempre l'anello debole della catena. Sì. Oh ragazzi, questo gioca, Evesi va in tribuna e gioca bene, anche ieri ha fatto una bellissima partita. Tra i migliori in campo. Questo va dato, è un merito secondo me di Righetti. Sì, bravo. Perché Righetti a questo punto poteva decidere di tornare alle gerarchie iniziali o comunque cambiare qualche cosa. Se Petty è diventato un difensore fondamentale della difesa biancorossa, c'è il merito del mister. C'è il merito. La differenza tra Righetti e Muccile è una sola. Righetti guarda il sodo, guarda il risultato. Non è poco. Non è poco, è tutto. Non è poco. Non è poco. Secondo me Simone poteva essere ancora in sella se non venivano fuori i problemi che abbiamo detto. Chiaramente Sassa a questa domanda non può rispondere. Gli scontenti, cosiddetti seconde linee che giocavano poco, non venivano tenuti in considerazione. Righetti ha lavorato molto anche su questo, perché ha dovuto lavorare sul fattore mentale di molti giocatori che comunque da mesi stavano in panchina. Come ha detto Emanuele, ha lavorato molto anche sul fattore mentale di Petro. Anche con lo spogliatoio, ha girato. Prego Massimo, questo bisogna darle atto. Contenti comunque sia, tre sono andati via, credo. Tre sono andati via, sì. Quindi sono arrivati altri tre, ne sono andati via tre. Gli scontenti li troverai sempre in una squadra. Sono gli equilibri che magari è più difficile mantenere. Esatto. E Righetti, secondo me, è stato bravo anche in questo. Sì. Come lo è stato bravo anche Muccioli a partire da una squadra che non benissimo conosceva. Assemblarla non è stato semplice. Esatto, quindi comunque va dato merito, alla fine dei conti. L'andata uno e il ritorno l'altro, esatto, ma la strada che era stata segnata è quella, insomma, di una squadra forte. Perfetto, detto quello che volevo dire io, mi hai anticipato, sei stato bravissimo. Adesso noi ci fermiamo, 3 minuti e mezzo, pubblicità, poi parleremo dei campionati di Serie C, quanto potrebbe costare. Io vado avanti, non voglio metterci il Rimini, però devo iniziare a pensare giustamente al prossimo anno. Mi auguro che ci possa essere ovviamente per i nostri tifosi il Rimini in Serie C, ce l'auguriamo tutto, però bilanci, quanto costa un campionato, quanto prende un giocatore in Serie C, una piccola finestra sul Sant'Arcangio, su un episodio spiacevole, che abbiamo tempo solamente 1 minuto e mezzo alla trasmissione, però adesso pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare con Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda.
parabole, massage, mucho! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 50 98. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a aeroporto Fellini. Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Ebbene, rientriamo in studio tra un'insata e l'altra. Adesso Renzo scherzando e ridendo. Speriamo che a Giorgio Grassi non gli venga stasera un colpo per quanto riguarda i prezzi della Serie C, speriamo. Speriamo di no, è meglio che non le dici. Va bene, dai, l'abbiamo anticipato io e te, tra poco voglio sentire il commento di tutte e quattro, perché Valentina? Il focus di questa serata è legato alla Serie C, è cambiato solo il nome o anche altro? Sta arrivando, Allora ci fermiamo qualche secondo, sta arrivando. Attendiamo. Vogliamo leggere anche qualche messaggio? Datemi l'ok dalla regia, altrimenti sì? Leggiamo i messaggi. Ok, sta arrivando. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. I conti del fallimento è facile farli. Ogni società di Serie C ha costi di gestione di almeno 2 milioni di euro l'anno tra stipendi giocatori, staff tecnico e dipendenti, più viaggi e spese varie, materiale tecnico, campo, medici, eccetera. E parliamo di società comunque attente ai bilanci, totale diviso per le 60 squadre dei 3 gironi è di 120 milioni. Sapete quanto la Lega gira ogni anno alle società? Non più di 60 milioni tra diritti TV, sponsorizzazioni e minutaggio giovani. C'è un buco almeno di 60 milioni di euro e con l'attuale crisi economica è difficile che possa essere colmata da sponsorizzazioni delle singole squadre, visto che sono sempre di meno e sempre più povere, né da ricchi presidenti di cui ormai non c'è più traccia. Chi li mette quei 60 milioni ad essere ottimisti? È chiaro che ormai il sistema non regge più, nonostante le ripetute poco circostanziate promesse dei presidenti di Lega. Poi, vedendo anche lo scandalo Macalli con la sua pergolettesa avvenuto qualche anno fa, è difficile credere nella guida. Gravina rappresenta l'attuale speranza. Non regge perché 60 squadre sono forse troppe. La proposta di Lotito di un campionato con sole 36 squadre forse potrebbe
dovrebbe avere un senso, ma non regge semplicemente perché non ci sono più i soldi. Ormai è evidente che il campionato di Serie C è diventato una scommessa. Fare squadre ambiziose oltre il conto economico e sperare nella promozione e nei proventi milionari dei diritti televisivi della Serie B. Chi però non raggiunge tale obiettivo fallisce, senza poi contare i milionari milantatori che i danni li fanno anche nel mezzo della stagione. L'unica soluzione è fare pulizia prima, controllare i conti economici delle società e iscrivere al campionato solo quelle in grado di reggere economicamente la Serie C. Bassano e Sud Tirol in passato sono state l'esempio lampante. I conti devono tornare prima che comincino i campionati. I controlli devono essere capillari prima di formare i calendari, ci devono essere le garanzie per stipendi e spese varie. È l'unico sistema per ridare credibilità ad un campionato che ormai vede le classifiche decise più dalle penalizzazioni che da vittorie, pareggi e sconfitte. Contrassegnato addirittura dall'abbandono di formazioni, vedesi Modena, o dal vicino abbandono del Vicenza. Ma la domanda sorge spontanea: perché inserire queste squadre nel campionato e soprattutto chi ha dato l'ok definitivo per il loro inserimento? Benvenuta cara e nuova Serie C, di nuovo il ritorno al vecchio nome di appartenenza, vecchia nel caos economico che ormai la contraddistingue da anni. Valentina. E da dove iniziano, secondo te, Massimo, i cambiamenti per il calcio nostrano? Beh, già un cambiamento c'è sta, nostrano parli, ma io parlerei quello di Serie C. Serie C. Diciamo così che la Serie C ha già ridimensionato un pochino quello che prima era Serie C1 e C2. Quindi chiaramente servirebbe un ulteriore taglio, perché chiaramente ci sono sempre più squadre che effettivamente hanno le loro problematiche e vengono fuori sempre a metà anno. A parer mio ci potrebbero essere poche le squadre che veramente possono sostenere questi tipi di campionato. Le provinciali forse sì, io mi aspetto che Rimini in questo caso possa far parte di queste, perché comunque è una città con tutte le problematiche che ha Rimini, però è difficile. Altre situazioni è difficile calcolarle, perché questo calcio è un calcio veramente malato, e quindi più che ritrarre un attimino, tirare via qualche squadra, qualche girone, qualche cosa così, non puoi fare, perché alla fine poi anche se tiri via, fai dei gironi diversi, comunque sì, le trasferte sono sempre più lunghe. Ma tu pensi che Modena e Vicenza, ad esempio, siano state inserite perché dalla Serie D non arrivavano richieste, non c'erano appunto le potenzialità economiche per sostituire queste due squadre? Ma sai, sono due società gloriose, sono, come abbiamo detto, non solo delle province, sono anche delle città, per cui è probabile che qualcuno comunque sia non abbia guardato bene. Perché adesso, tra poco, Valentina lancerà il secondo servizio dedicato alla Serie C. C'è proprio il numero della sparizione, addirittura c'è un dato emblematico per quanto riguarda la regione che noi rappresentiamo, l'Emilia Romagna, con ben 13 squadre professioniste che sono sparite negli ultimi 2 anni. Questo è un nome, è un numero. Ma sai, è bello arrivarci è bello, ma rimanere è un problema. È quello che voglio arrivare stasera, a far capire anche questo, chi va in Serie C, perché chiaramente i tifosi del Rimini, lo dicevamo l'altra volta con Emanuele, tra Amati e Agostino Amati De Meis, sì, sono stati bravi e hanno riportato, per carità di Dio, dopo aver vinto il campionato di Serie D, i Rimini nuovamente in Serie C, però non ce l'hanno fatta a mantenere la Serie C, e questo è il problema che oggi... Ma poi mantenere la Serie C ha dei costi, e se la vuoi fare per mantenere veramente, infatti dopo sono costi ancora di più. Se poi non hai un settore giovanile bravo, buono, che puoi lanciare anche i tuoi giocatori e li vai a prendere dalle squadre di Serie A che magari hanno fatto delle primavere, è chiaro che diventa difficile molto. Andiamo appunto a vedere a quanto ammonta la spesa complessiva in Serie C e il salario di un giocatore. Scopriamolo insieme. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57.
Quanto costa fare un campionato in Serie C e soprattutto quanto ci rimettono i soci proprietari? L'ultimo report della FIGC disponibile, antecedente dunque alla riforma dei campionati, è basato solo sui bilanci disponibili. Il fatturato medio è di 3,1 milioni, i costi si aggirano sui 4,2 a stagione. Questo vuol dire che in media ogni squadra brucia 1,1 milione a campionato, un tesoro sproporzionato al valore della produzione che pure presenta un trend recente in crescita. Inoltre i debiti sono pari all'86% del fatturato. Pagare gli stipendi più che un dovere è un'impresa. Il rapporto fra il costo del personale tesserato e il fatturato netto è al 78%. Secondo gli ultimi dati disponibili della FIGC, l'ingaggio medio di un calciatore di terza serie sfiora i 25.000 euro annui lordi, contro i 76.000 di uno di B e 258.000 di uno di A. Secondo la Federcalcio, negli ultimi 30 anni sono sparite 162 squadre professionistiche. Una in A, il Torino, neopromosso e non ammesso nel 2005, 8 in B, 153 in C, di cui 21 in Campania, la regione più colpita, ma nella Spon River sono rappresentate anche Toscana 19, Puglia 16, Sicilia 14, Lombardia 13, la virtuosa Emilia Romagna con ben 13 formazioni. L'equazione più che geografica e demografica, le regioni più popolose sono quelle che hanno proiettato fra i professionisti il maggior numero di club e di conseguenza che hanno pianto il maggior numero di fallimenti. Il pallone a naspo in provincia senza fare questioni di latitudine. Tanto. Lo possiamo dire allora in base... Massimo, allora, ne stavamo parlando adesso a telecamere spente mentre voi guardavate da casa il servizio. Il minimo quindi di un tesserato in Serie C sarebbe adesso? 1200 euro. Sì, chiaramente dopo se prendo un ragazzino che ti fa la valorizzazione oppure che ti dà il minutaggio, è chiaro che parecchi soldi rientrano, ma non bastano per coprire le spese per poi mantenere la categoria, perché altrimenti... Tu che sei un uomo di calcio, adesso io faccio una domanda magari stupida per te, però da caso ho bisogno di far capire agli spettatori questo. Giustamente Grassi, che sta sostenendo fortemente il suo progetto qui a Rimini, ha parlato con la sua portavoce, che si è fatta giustamente avanti per far capire che c'è un rapporto, ci sarà un rapporto importante con la Juventus. In questo caso, se la Juventus, faccio un esempio con la Juventus adesso, voglio dire la squadra, la Juventus dovesse dare a Rimini qualche giocatore per la Serie C, il Rimini cosa avrebbe in cambio? Cosa porterebbe? Cosa avrebbe il Rimini a sua disposizione? Un budget economico, qualcosa? Fammelo capire. Non è che è un budget, è un riconoscimento economico, cioè i soldi del ragazzino col quale viene a giocare viene pagato praticamente dalla società della Juventus. Chiaramente tu me lo fai vedere, me lo metti in mostra, mi fai fare dei minuti a questo ragazzo, chiaramente ti riconosco quello che è. Chiaramente però deve essere una cosa sostenibile, cioè deve essere in grado, cioè, parliamo di Juventus, esatto, quello. Non dovrebbe essere certamente al di sotto dei giocatori che a Rimini. Fermati, tu dici giustamente così, però i tifosi a casa si ricorderanno e mi daranno ragione, la Juventus nella gestione de Meis diede un bravissimo ragazzo come Anna Coura, però i Rimini con Anna Coura in porta, le partite che ha perso per via delle sue paperette sono state innumerevoli quell'anno. Allora, ci sono delle... ci sono delle scommesse alle quali ci si affida e ci sono delle certezze. Io credo che a Rimini non possono arrivare delle semplici scommesse. Vengono assegnati in una piazza importante come Rimini, che ha calcato importanti campionati come quelli che ha fatto, anche la Serie B, per cui credo che anche lo stesso Grassi non possa permettere di arrivare con dei ragazzini così buttati là, ecco, devono questo, essere delle conferme. Questo è importante perché loro hanno già fatto questo nome della Juventus, è stato anche ospite, mi pare, con la partita col tutto poi. Dopo, è importante, sai, far capire questo. È un campionato poi che anche i procuratori poi dicono la sua. Esatto, pure normale. Sassa, ti fa un po' paura vedendo questi numeri la Serie C? A me no, ma certo. Secondo me non, tanto io non tiro fuori. No, vedendo che no, si potrebbe, a parte il pagamento, no, però ti potresti trovare in una situazione come è successa 2 anni fa qui a Rimini, certo, che non è piacevole, no? Certo, però secondo me ora non è il caso perché il presidente... No, qui a Rimini no. È una persona intelligente che non fa il passo più lungo della gamba, esatto, quindi... Quello. Secondo me sa bene quello che fa. Bene. Abbiamo visto i numeri, 13 squadre sparite nell'Emilia Romagna, tantissime. Sì, ma noi siamo spariti 2 volte in 4 anni, quindi conosco bene la situazione, purtroppo conosco abbastanza bene la dinamica che ti porta a quello.
diciamo che la città Rimini, oltre alle persone di De Meis e Amati, non hanno superato l'esame professionismo a Rimini, perché noi abbiamo già vinto la Serie D, siamo arrivati dove dovevamo arrivare e poi inevitabilmente siamo spariti per questioni economiche, quindi vuol dire che ci siamo già passati, conosciamo, sappiamo cosa vuol dire. Io credo che la cosa importante che dovrà fare Grassi, se riusciremo a vincere il campionato, manteniamo la dovuta scaramanzia, però la cosa che dovrà fare è non cadere, cioè riuscire a fare un pochino quello che ha fatto quest'anno, ben sapendo che l'anno prossimo sarà tutto diverso. Cioè, ricordate all'inizio del campionato le polemiche, certo, sulla mancanza di ambizione, sulla squadra non competitiva a sufficienza, c'era come me chi aveva fiducia e diceva abbiamo pazienza, vediamo, sì. C'era invece chi era già partito, lancia in resta, noi siamo Rimini, dobbiamo fare, ecco. Io immagino già che l'anno prossimo, smaltita la felicità di un campionato vinto, ci ritroviamo immediatamente in una situazione simile a quella di quest'anno. Quindi se la squadra non sarà troppo competitiva, ma magari economicamente sostenibile, ci sarà chi premerà perché vengano saltati determinati steccati e si cominci a buttare denaro. Cioè, deve essere bravo lì, deve riuscire a gestire quella situazione lì. Una scelta di questo genere può cominciare anche dall'allenatore. Esatto. Allora, Renzo, inizierei da te. Andiamo con la regia. Stefano, facciamo il gioco della torre, se riesci, con Baldisserri. Iniziamo da lui. Allora, Renzo, qui stiamo parlando di Serie C e quindi io ti proietto già per il futuro. Tu parecchie volte ne hai parlato di questo argomento nel calcio locale, hai detto sempre la tua per quanto riguarda il ruolo di portiere e sempre la tua per quanto riguarda il ruolo dell'attaccante e soprattutto dei giovani in Italia. In Serie C si formula la nuova squadra per la prossima stagione, vai sull'esperienza di Francesco Scotti, quindi di un portiere, o dai fiducia a un giovane del posto come Scottarlotti che chiaramente deve giocare titolare? La domanda è difficile, è una bellissima domanda, però onestamente Arlotti ancora per affrontare questo campionato è un rebus. Io direi Scotti per la sua grande esperienza. Amore che abbiamo visto già la scorsa settimana. Questo io direi così, con tutto rispetto per Arlotti, però un campionato secondo me alla sua prima esperienza è tutto da vedere, perché il salto dalla D alla C è grande, ragazzi. E allora io chiedo di vedere il secondo fotogramma di questo gioco, andiamo su Pironi, quindi facciamo la domanda a lui, su Emanuele, eccolo qui. Allora, qui ti ho messo amici del Rimini Calcio che tu rappresenti, ci sei dentro, sei stato presidente, è semplicemente un esempio quello di amici per dire sei più di un progetto solitario come quello che sta facendo attualmente Giorgio oppure sei più per un progetto 2 esposto a voi a gennaio che potrebbe essere quello di un aiuto tra virgolette attraverso l'azionariato popolare. Quale ecco, più che amici parliamo di azionariato popolare, sì, quindi sì, di condividere la società con, economicamente con altri soggetti che siano disponibili a entrare, che possono anche essere attraverso amici dei singoli tifosi. Ma io credo che Giorgio stesso sia per questo tipo di calcio. Io credo che Giorgio non vorrebbe essere un solitario, in questo momento lo è perché non ha ancora trovato le ramificazioni necessarie. Quindi io dico assolutamente azionariato, ma anche perché è l'unico modo per superare i problemi, tutti i numeri che abbiamo visto prima, se non ci sono i controlli diretti degli appassionati all'interno praticamente di queste situazioni, non le risolvi le situazioni. Deve esserci gente che non sta lì perché vuole guadagnare, ma anche non sto parlando di situazioni esclusivamente illecite, io parlo proprio, deve essere una cosa di passione, non solo di guadagno, allora si può razionalizzare, altrimenti è difficile. Terzo fotogramma, andiamo su Zanini. Chi ha ragione in questo caso? Se ne hai riparlato in settimana con te, andiamo sempre sul nazionale. Sì. Più ragione Spalletti o più ragione Totti? Io direi che ha ragione Spalletti. Quindi vai sull'allenatore? Assolutamente. Per difendere la tua categoria? No. Sasha? No. Totti o? Io Totti. Ok, a poco. Io sono contento così, non vado a cercarne un'altra. Va bene, Vale. Andiamo a vedere il servizio il prossimo inerente. Avversario. Il Villa Biagio, che il Rimini contra questa domenica 18 febbraio. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa.
Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. È la terza sfida complessiva quella che mette di fronte Rimini Villa Biagio. Gli Umbri tornano a giocare a neri dopo che si imposero in Coppa Italia nell'estate del 2014, con la sconfitta causò anche l'addio di Campilongo. Nella seconda sfida, quella dell'andata, i Rimini si imposero in esterna per 3-1. Il goleador di questa squadra risulta essere Brunori, che con i suoi 17 centri ha segnato quasi la metà delle reti complessive del club, ad oggi ferme a 38. Villa Biagio, che ha avuto un andamento alterno con solo 4 pareggi all'attivo, la squadra è stata anche capolista di questo torneo per poi spegnersi alla distanza con ben 7 sconfitte e 14 vittorie. Dispone di una rosa con età media attorno ai 23 anni e oltre a Brunori fatto di gol troviamo Cardarelli fermo a 6 e Francioni a 3. Villa Biagio che ha mandato in rete ben 13 giocatori della propria rosa. Sembrava essere il vero avversario dei Rimini per poi lasciare il passo al Fiorenzuola e forse ora anche a Di Molise e Forlì. Cercasi disperatamente la squadra di inizio stagione, gli Umbri nel mercato di dicembre sono rimasti immobili puntando sulla valorizzazione di qualche junior se entrato in maniera stabile in prima squadra. Il mercato in uscita ha lo stesso bilancio di quello in entrata, zero movimenti. Considerata la piazza, la stessa struttura per le gare interne, Villa Biagio in questo campionato è più di una sorpresa. Nomi importanti sì, ma nel calcio bisogna cercare tutte le componenti giuste se si vuol stare in maniera stabile nei piani alti di classifica. E questo la formazione allenata da Massimo Cocciari è riuscito, tutto sommato, bene. Bella formazione, ce l'aveva già presentato il nostro Lorenzo Baldisseri. Prossimo turno velocemente con i Rimini che deve affrontare il Villa Biagio. Eccolo qui, ce lo mostra Papen, vai. Romagna Centro Collegiana, Fiorenzuola Forlì, Mezzolari Molese, Sporting Trestina Lentigione, San Sepolcro San Maurese, Correggese San Giovannese, Pianese Sasso Marconi, Castelveto Tutto Cuoio, Aquila Montevarchi, Vigor Carpaneto, Rimini, Villa Biagio. Bene, rientriamo in studio. Un ringraziamento a te Valentina che mi hai affiancato nella conduzione. Grazie mille a te Dani, buonanotte e buonasera a tutti. Grazie al nostro opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Buonanotte a tutti. Grazie al tecnico Massimo Zanini. Grazie, buonanotte. Grazie a Rimini Calcio e a Sergio Cingolani come ufficio stampa e al nostro ospite Sasha Cicaribic. Grazie a voi, buonanotte. E grazie a Renzo Baldisseri. Buonanotte a tutti. Salutate anche voi due, Leo e Sharon. Grazie anche a voi due. Grazie, buonanotte a Daniele Emanuele.